Aldo racconta la seconda parte del video, del primo YouTube, questo è il secondo. Ho attraversato proprio in questo momento la via Novara, venendo dalle cinque cave di Baggio. Si può arrivare dalla Cascina Caldera o anche c'è una strada più breve facendo, come ho detto prima, il lago di Ongaro. Si arriva a Quinto Romano e lì c'è un sentiero che porta qui, proprio su questa strada provinciale denominata col nome che ho detto prima. Adesso il trucco è questo qua, per arrivare prima al bosco in città. Dunque, qua c'è un ampio posteggio per le automobili alla domenica, dove possono fermarsi. Ecco qua che sto per arrivare, esattamente c'è bellissima la bacchecca. Sono arrivato, manca un secondo. Benvenuti al bosco in città. Vi faccio vedere la bacchecca qui, l'insegna, eccola qua, sono entrato. Siamo in un parco pubblico del comune di Milano, periferico, che si estende per oltre 120 ettari con boschi, prati, qua corsi d'acqua e zone umide e anche giardini, orti assegnati ai cittadini che li coltivano con grande cura. Il bosco è un ambiente vivo, pieno di alberi, e devo dire che qua sono arrivato in questo momento nel mio habitat, perché io amavo i boschi della Valtellina. Oggi, per questione di sciopero, sono arrivato qui, sempre in mezzo ai boschi. Aldo è proprio un essere umano che ha bisogno di tronchi, alberi per vivere. Io sono fatto così. Ecco, proseguo questo sentiero, sempre rettilineo, arrivo alla cascina di San Romano e poi il laghetto stupendo del bosco in città. Ci vediamo alla terza fase del video, a dopo, da questo bel cielo di Milano, dove ispira in me un senso campagnolo, anche essendo a pochi minuti da una metropolitana di San Siro. Aldo, Aldo!